Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, una puntata a Vicenza Oro. Con l'amministratore delegato di Eberhard. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo una novità in particolare, l'ultima che presentiamo proprio a Vicenza in anteprima, che è il Crono Scientigraph. Il Crono Scientigraph. Siamo riusciti a farlo sulla stessa misura del solo tempo, quindi 41 mm, perfetto, con le stesse impostazioni di quadranti, quindi un quadrante con gli indici avorio e un quadrante con gli indici tendenti all'arancio. E però la differenza è una sensibile, come dire, nuance diversa centrale, perché l'orologio è un po' sfumato. Sì, è degradé. È degradé. Il fondello è trasparente o chiuso? Il fondello è chiuso. Chiuso, sì. Antimagnetico. Certo. Doppia cassa, quindi cassa interna di Faraday in ferro dolce. Qui abbiamo una collezione dedicata a Tex. La collezione dedicata a Tex Willer, che segue quella che avevamo fatto dedicata all'orologio che avevamo dedicato a Zagor 2 anni or sono. Sì. Questa è un'edizione dedicata a Tex e ai 4 parts, quindi l'abbiamo chiamato Chrono 4 Parts, proprio perché Chrono 4 e 4 Parts, quindi unendo un po' i due loghi, e abbiamo pensato a 3 edizioni limitate. Due, quella con quadrante blu e quella con quadrante nero, su cassa in acciaio, 2 impostazioni un po' diverse, una un po' più classica, diciamo un po' più Eberhard, e una un po' più fumettistica, sì, un po' più Tex. Questa invece in cassa? E questa invece, quella centrale, le prime due con limitate a 150 esemplari, e questa invece, quella centrale, con una cassa base acciaio, ma rivestita in carbonio. No, in carbonio. Sì, sì, è DLC carbonio marrone, è la prima volta che viene fatto un carbonio marrone. Accidenti. E con un quadrante, quindi l'intenzione era fare una cassa marrone che ricordasse il West, e quindi i riferimenti, sì, alle montagne, alla sabbia, al deserto. Per andare sull'inflazionato bronzo si è scelto magari un materiale più moderno. Esattamente, anche perché sul bronzo noi non l'abbiamo mai fatto, ma tanti pareri dicono che il bronzo ha delle vira in un certo modo, sì, quindi non volevamo avventurarci su una cosa che era stata un po' troppo utilizzata recentemente e che ha dei difetti. Siamo andati piuttosto sul DLC, che garantisce una maggior durezza della cassa rispetto all'acciaio, e che noi abbiamo fatto il primo DLC nel 2011, non ci ha mai dato alcun problema di viraggio, assolutamente. È coerente nel tempo e il colore. E anche dal punto di vista della resistenza ai graffi ha sempre dato delle ottime performance. Quindi 75 pezzi per questo. 75 per questo, sì. Scafograph, sì. Ultima versione della versione vintage, quindi al nero e al blu e al verde aggiungiamo adesso anche il marrone. Sì. Impostazione la stessa, quadrante marrone, lunette in ceramica marrone. La differenza è che rispetto agli altri 3 quadranti che avevano contorni, profili, delle lancette e degli indici nichelati, in questo caso sono dorati. Sì, per abbinamento col, certo, marrone, sì, sì. Molto, molto, molto meglio. E questo qua invece è il vostro calibro, che di semi-manifattura, no? Esatto. Praticamente questo qua, voi ordinate le platine a sellita e poi realizzate le ruote, se non sbaglio. No, sellita produce l'integralità del movimento, okay, però lo fa sul nostro disegno. Ok. E la collaborazione con sellita come partner industriale, ma capace di declinare la propria disponibilità nei confronti delle aziende anche dei singoli progetti, a differenza di chi lo ha preceduto come fornitore, che questa disponibilità non ce l'aveva. Senza fare nomi. Ecco, con loro riusciamo a lavorare. Riescono a fare un calibro su ordinazione. Esatto. Ovviamente con dei minimi quantitativi, ma addirittura su un nostro disegno condiviso, sì, 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 chiaramente. Poi adesso noi diciamo che ovviamente spieghiamo in che senso è manifattura loro, su disegno nostro, ma è chilometro zero, perché tra la nostra sede alla Chaux-de-Fonds e Sellita, okay, c'è 1,2 km. Quindi anche l'interscambio di informazioni è tempo zero. Tempo zero. Gilda
è l'orologio femminile che abbiamo prodotto nel 2010 con delle caratteristiche di convessità e di bombatura molto, molto pronunciate, quindi cassa bombata, se per caso lo vuole vedere lateralmente vede come la cassa sia galbè, quindi veste molto bene al polso, quadrante galbè a sua volta, lancette galbè a mano e vetro zaffiro a sua volta bombato, ma bombato nelle quattro direzioni, cioè 12, 6, 3, 9. Quindi orologio al quarzo, perché lo spessore di un orologio convesso ovviamente consente poco, e un caricamanuale non avrebbe avuto senso. Abbiamo messo un quarzo, ma con una finitura e una caratteristica di costruttiva della cassa molto particolare. In più con un cinturino che non è attaccato alla cassa con le anse, ma con delle vitine sulla cassa. Quindi quelle, le stesse viti che aprono la cassa sono quelle che bloccano il cinturino. Ah, interessante la soluzione tecnica. Sì, sì, interessante. E poi abbiamo l'Extraford, che è un po' il cavallo di battaglia da sempre, nei secoli dei secoli, come si suol dire. Extraford è un marchio, un moniker che contraddistingue Eberhard, no? Dal vintage fino... E queste qua sono le nuove edizioni? Queste no, in realtà queste sono le ultime. Che tra breve usciranno di produzione in questa caratteristica di ruota colonna, perché noi abbiamo ripreso l'Extraford nel 1999, ovviamente sulla scorta della storia e della nostra tradizione. Qui vediamo la versione con movimento ruota colonne ma due contatori e la versione con ruota colonne, tre contatori e grandata. È grandata, sì. Nel prossimo futuro, ragionevolmente per la primavera 2024, questo movimento diventerà flyback. Ah, ok. Praticamente questo qua è un Sellita SV500. Questo no, è ancora un 7750, sì, perché noi abbiamo ancora stock importanti, abbiamo ancora in alcuni casi, per esempio anche il Tazio Novolari è un 7750. Sì. Quindi una modifica, e chi la fa la modifica al 7750? Dipende, in alcuni casi la fa la Juperre. Allora, siamo qui con Gigi Gravero, che è il rappresentante, diciamo, di Ungas. Di Ungas, esattamente. Okay. Con una nuova novità, un orologio che praticamente... che va a affiancare la piccola collezione Ungas Max Bill dedicata alla Bauhaus, che è partita 3 anni fa con 2 limited edition, crono e automatico. Visto il grosso successo che ha avuto la limited edition, che è andata esaurita in pochi giorni, l'anno successivo hanno presentato una collezione, diciamo non in limited edition, aperta, composta sempre da un automatico e da un cronografo. Quest'anno questa collezione viene ampliata con 2 nuovi modelli, la versione in cassa nera, che non è mai stata realizzata, automatica, e una versione radiocontrollata che andiamo a vedere dopo. È sempre interessante far vedere come all'interno di Ungas hanno cercato di enfatizzare questa collezione facendo dei cambiamenti piccoli ma radicali, nel senso che Bauhaus è sinonimo chiaramente di essenzialità, cioè lo stile al servizio della funzionalità, dove i fondelli non sono incisi, soltanto con la scritta Max Bill, la corona non riporta l'effigie della Ungas. Per la collezione Bauhaus invece abbiamo un fondo trasparente che riproduce l'edificio di Dassault, che è l'edificio simbolo della Bauhaus. Ma il materiale della cassa cos'è? L'acciaio? Questo è acciaio, sì, questo è acciaio con trattamento... Ma esisteva già con le lancette rosse così? Sì, perché l'edificio di Dassault, che è l'edificio simbolo della Bauhaus, quando Max Bill andò a visitarlo, nei libri diciamo di architettura si legge che rimane basito di fronte a questa visione grigia e questa piccola porta rossa che caratterizza posto questo edificio. Per traspondere questo concetto sull'orologio sono state fatte le lancette rosse e il datario rosso. E poi dicevi che c'è anche una versione radiocontrollata. La versione radiocontrollata è qua, che è una versione in titanio, perciò è fantastico per la sua leggerezza. Titanio, gli Ungas in titanio, eh. Il titanio lo utilizzano nella...
connessione radio controllata, perché in effetti sugli automatici, sui meccanici no, non esiste assolutamente. Questo qua è radio controllato, quindi vuol dire che è imbroglione, perché prende il segnale. Assolutamente, questo è radio controllato solare anche. Solare? Assolutamente. Ecco, questo mi mancava. E praticamente Yungas è una delle prime case, se non la prima. La prima, quella che ha inventato il radio controllato. Ha inventato il radio controllato, mi ricordo di averlo visto io, mi sembra che avesse l'antenna del cinturino. Cinturino. È molto particolare, che ce l'ha in vintage, sono molto interessanti da avere a livello collezionistico. Tra l'altro questo qui esiste anche col Maglia Milano, è uno degli orologi più leggeri. Sì, però esatto, assolutamente, perché sono 34 grammi, sì. 34 grammi, è eccezionale. Bello a sé. Poi un'altra novità un po' particolare è una collezione di colore che si discosta completamente da quello che è il mondo Jungans, in quanto Jungans è, diciamo, famoso per Max Bill e per i Meister, però giustamente per andare a incontrare anche un pubblico un pochino più allargato, un pubblico più giovanile, si è fatto un po' una scelta di colore sulla Jungans è famosa per essere sobria. Esatto, okay. Esatto. E qua e va un po' in rottura. Anche verso i giovani, qua diciamo che il colore è un po' la moda degli ultimi anni. Sì, sì, sì. In casa una collezione. E poi è simpatico che il fondello si abbina come colore al cinturino e riporta il suo espositore dedicato, che è questo collage, questo che riprende appunto Times Square. E beh, possiamo dire che per la prima volta Yungas va fuori dal Bauhaus. Esattamente, esattamente. Ma giustamente il DNA della marca è la Bauhaus, però è giusto. È anche giusto diversificare. Ottimo, grazie mille. Allora, questo qui è un pezzo in titanio, abbiamo fatto soltanto edizione limitata a 50 pezzi e poi c'è la versione in acciaio sia 45 che 50 mm, edizione limitata a 200 pezzi sia in acciaio brunito che in acciaio. In questo caso hai un contatore aggiuntivo delle 24 ore. La particolarità, come puoi vedere, è una cassa dove la ghiera è completamente separata dal corpo cassa e unita attraverso queste 5 viti. Si crea quindi una feritoia dove c'è un cristallo schiacciato tra la ghiera e la cassa e questo permette una vista laterale sul quadrante. In più, in aggiunta, c'è questo dispositivo brevettato che permette, aprendo la corona, di avere una facile estrazione attraverso un pulsante invece di utilizzare i denti e le unghie e romperle, rischiare di rompersele, per poter aggiustare tranquillamente l'ora. Ho capito, scusa, ma il vetro e il cilindro sono due pezzi separati o uno? Sono due pezzi separati, okay. Sono due pezzi separati. Questo l'abbiamo fatto con ispirazione dei Batisfera degli anni 30, è una rivisitazione di un modello che avevamo già presentato anni fa e va a una profondità di 100 metri, diciamo che non è un diver, è più un qualcosa di stilistico. Ci sono una guarnizione sotto la lunetta, bravissimo, tra il vetro e il vetro, bravissimo, no? Sì, sì, sì. Ci sono, in sintesi, queste viti schiacciano il cilindro sulle guarnizioni che sono sotto sia la ghiera che la cassa. Interessante, bello, dai. Piano piano un voto in cui c'è piacere, attenzione che... No, sono bravi, cioè... Beh, adesso abbiamo fatto anche delle dimensioni un pochino più piccole, però per farti capire, sempre per rimanere sul grande, abbiamo fatto una versione 55. Oh, questa qua. Questa qua è da cena di gala, ragazzi. Sì, questo nasceva come 45 mm, quest'anno l'abbiamo presentato in versione 55. C'è sempre questo concetto dell'olio che dà questo effetto bussola tridimensionale, come se esce fuori dal quadrante, in più enfatizza il nero del quadrante, più c'è questa bolla di compensazione che è abbastanza giocosa e divertente. In questo caso hai la possibilità, attraverso questo reo girevole, di avere un secondo tempo. Si può dire tutto tranne che non sia leggibile, vero? Sì, sì. Allora, grazie.
Allora, qui abbiamo Herbelin. Herbelin. Allora, c'è qualche novità? Ovviamente un'espansione di linea per quanto riguarda il Cap Camarat. Hanno aggiunto questo colore, questo celeste che prima si trovava solo nella misura piccola, quella da 37, ora è stato fatto anche nella versione più grande. Molto carino, un po' la tendenza in questo momento a sfruttare questi colori che variano dal Tiffany al celeste, all'azzurro. Turquoise, Sì, no, un pochino più celestino forse. Comunque la parte estetica, la cassa e il bracciale è quella tipica del Cap Camarat come lo conosciamo già nelle varie declinazioni di colore. La novità vera e propria, oltre allo square che io in negozio ho già avuto e abbiamo già anche venduto, è il cronografo. Stessa ovviamente forma, la Cap Camarat, sicché stesso design di bracciale, però con l'inserimento ovviamente della meccanica cronografica, fondello a vista, B-Compass come contatori. Questo è bello, eh? Sì, le versioni sono tre, la classica panda con però allestita con il gomma per renderlo un pochino più sportivo, una versione in verde che ora ve la faccio vedere da catalogo, poi la trovate nella vetrina, sicché dopo la filmiamo, e ovviamente la blu con il contatore a contrasto argenté, che è questo qui che abbiamo visto ora. Come vedete la misura è molto compatta. Addirittura il bracciale è integrato, sicché il lug to lug è molto contenuto. Bello, dai. Che meccanica montano questi qui? Sellita SV 500. Ok, sì. Meccanica Sellita SV 500. Bello, molto bello. Va bene, dai. Belli. Ma ragazzi, è la novità di ZRC del salone, guardiamo. Okay, so I just explain quickly about why we made this this watch. In 1840, 182 years ago, one lieutenant of a vessel carrying goods from France to west coast of America, they were crossing the Atlantic Ocean through the Cape Horn and going up all the way. It was prior to the plane industry, of course, and they sunk in southwest Patagonia. There were 20 people on board the ship, and they were lost for 8 months until they could finally reach North Island Chiloé, where they could re-embark on the vessel back to France. Okay. And the hero of this adventure, Mr. Alfred, when he came back to France, of course, he has a descendant. And one of the descendants, Frédéric, a good friend of mine, is a French explorer. Oh. And he decided to restart the adventure of his great-great-great ancestor and to exactly remake the same trip in the same area. Nowadays. It took place last year, October to December. We sent him 80 days in South Patagonia with two different sailing boats to remake and try to find the island where his ancestor was lost. Maybe find some evidence of the camp or remainings. Of course we found nothing because the jungle was like this big and it was recovering everything. But we have a very nice movie, very nice book, a lot of pictures, and it was a great adventure. So in order to celebrate it and to have a physical trace related to our watch industry, we decided to prepare a specific watch for this. Yes. So it's a very different presentation from ZRC, because we were thinking that it would be good to be linked to the ancient time ship cruising and wood, brass, shiny mirror color, so which is a little bit different from our very typical blue. But it's more linked to this adventure. We prepared a book,
same as the last time. So this was North Adventure in the Arctic. This one is South Adventure in the South Patagonia. We have some goodies for this adventure. So an adventure cap and a scarf with the logo of the adventure, of course. There is a very typical wood box which that you have to open with the keys. Okay. Like a treasure. The treasure. Yeah. And here you can discover the presentation of. This is a compass, which is symbolizing the adventure where you have all the trip. Yes. The watch itself. So we have a case back 3D impression of the silhouette of the ship, which you can have also as an index on the dial. And the dial has gone a very specific treatment to look like old paper. Yes. It's a 3D effect that looks like having been discolored by time because of the UV. You can take it. Together we have a funny keyring, because in case the compass goes into the water, this will prevent from sinking. And you have an extra leather strap together with the tooling to operate the change in case you want to switch straps. There is the diary and the marketing documentation in a nice leather pouch, so you can write your memories if you want. Very nice package. Questa qua è la silhouette della nave con cui hanno fatto la spedizione, no? Che è riportata poi sul quadrante Adore 6, che come vedete praticamente è carta degradata, no? Il colore della pergamena. È molto particolare anche il logo, che è dorato, gilt, no? Siamo al banco di Bering Watch, che ci deve presentare l'unica novità che ha portato qua. Sì, qua sì, perché la prossima la presenteremo direttamente al Watch of Italy, quindi oggi in questa di Vicenza abbiamo portato il Blue Degradé, il nuovo quadrante sulla versione data, che si rifà comunque alla versione originale che aveva sia il nero che il Blue Degradé. Quindi io questo qua lo posso pubblicare? Sì, anche perché l'abbiamo presentato ufficialmente. Poi abbiamo deciso di portare anche un po' di pezzi storici della vecchia produzione. I pezzi storici? Guarda che bello questo qua, la classe particolare. Possiamo anticipare che il nuovo modello si rifarà uno di questi. senza andare troppo nello specifico. Allora dico questo qua con il cinturino. Però sarà uno di questi qua. Secondo me questo qua con il cinturino nato blu, È un bel diver come quello lì. Quello lì che chissà chi avrà indovinato. No, chissà chi avrà indovinato. Allora, siamo qui con Lara, che è la responsabile vendite. Bravo. Di Allemano. Che sa anche comunicare bene, quindi io a volte la scambio per la responsabile comunicazione, ma non vuol dire nulla. E l'amico Piero ride, perché ridi? Perché è una bellissima ragazza. Va bene. È molto comunicativo. Siamo qua a parlare di Allemano, perché è un'azienda che è nata nel 1856 e in primis si occupava di, come tuttora, realizzare manometri, strumenti di misurazione in generale, termometri, profondimetri, tutto quello che volete, montati su autovetture, aerei, treni, mezzi militari addirittura. E dal 2019 iniziano a fare i misuratori del tempo, ossia gli orologi, come noi li chiamiamo gli orologi. Molto particolari, perché riprendono gli stilemi dei manometri, no? Cilindrici, uno schiaffo al solito orologio che siamo abituati a vedere. E poi... Perché non la fai parlare? E poi dal 2019 hanno fatto anche il diver, che è quello un pochino più commerciale, un pochino più adatto ai gusti di tutti, della plebaglia, insomma, diciamo così. Ci vuoi illustrare questi qua simpatici fatti a manometro? Sì, vi illustro brevemente i nostri misuratori del tempo collezione 1919. Qui abbiamo il GMT,
Il GMT monta un movimento sellita SV330, è un carica automatica. Poi abbiamo il MAN, che invece è l'unico a carica manuale, che può avere il quadrante nero o il quadrante bianco. La particolarità è proprio la lancetta ore 12, la lancetta rossa, che sta a indicare i minuti, e sono i minuti retrogradi, quindi la lancetta quando arriva a 60 batte scatta immediatamente allo zero. La novità che portiamo in questa fiera è il DEI, il modello DEI SVA10, questo sempre in ricordo appunto che eravamo presenti sugli aerei, e questo è molto particolare perché al super luminova e può avere due versioni di quadranti, il quadrante nero e il quadrante bianco. E poi c'è il 1973 Shark, che è quello che dicevo io, il diver più simpatico di tutti, no? Ma però quello che mi preme a me dire è che alle mano fa orologi fatti in Italia, sono completamente fatti in Italia, no? Al di là di quello che si suol dire, molti scrivono made in Italy o fatto in Italia, qua siamo veramente a parlare della realtà made in Italy. Adesso possiamo andare oltre e andare a fare un altro giro un'altra parte. Ciao. 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 Adesso ragazzi siamo usciti fuori dalla fiera perché andiamo in una località privata dove Hamilton presenta i modelli del secondo semestre dell'anno. Quindi fuori fiera diamo un'occhiatella agli orologi. Ci sono, ecco, li vedi che c'è il cartello Hamilton? Piero, andiamo a fare un giretto, guardiamo intanto gli orologi, dopo poi quelle novità che si possono vedere. Quel gruppo laggiù non si può inquadrare perché devono ancora uscire, okay. Quelli dal muro, Expedition. Okay. Qua abbiamo, vabbè, questi qua sono i soliti cachi Field meccanico da 38, 42, il Murph da 42, cachi Finger King Auto. Questi qua sono i classici che siamo già abituati a vedere, quindi non li calcoliamo. Poi c'è questo qua che invece è di Indiana Jones, eccolo qua. Questo qua è carino, eh? Orologio al quarzo che del film di Indiana Jones che è uscito dal 28 giugno, no? Rettangolare, però è il quarzetto che riprende gli stilemi vecchi. Niente di nuovo neppure qua. Questi qua sono scheletrati particolari, guarda come hanno il quadrante particolarmente forato. La classica performer, era bello la costruzione. Questo è bello, eh. Vabbè, questi qua sono i classici performer, che i cronografi, il solo tempo che ho recensito anch'io. Anche questi hai fatto una recensione? No, non credo recensione, l'abbiamo fatto nel negozio. Di là lo stesso, i performer. E qua abbiamo i simpatici scuba diver che li conosciamo già. E poi c'è la vera novità del semestre, che sono i cachi, i mechanical cachi, che siamo già abituati a vederli, automatici, però in titanio, eccoli qua. 38 e 42 quadrante blu titanio spazzolato e 38 e 42 titanio black PVD. Eccoli qua, questi sono veramente carini, ragazzi. Anche questo qui è titanio. Eh sì, eh. Sembra quasi acciaio vederlo dal colore, sì, però è titanio. Insomma, la prima volta che si vede un khaki field in titanio black PVD, diciamo carini, simpatici.